22, il 23 e il 24 di gennaio si vota ad Umbraacque per il rinnovo delle RSU e i candidati per la Wiltech, il sindacato dell'elettrico, chimico, tessile e gas acqua, ha presentato i propri candidati nel corso di un'assemblea con gli iscritti, simpatizzanti e i dipendenti di Umbraacque. Le elezioni per il rinnovo della RSU in Umbraacque, previste per il 22, 23 e 24 di gennaio, ha detto Doriana Gramaccioni, segretario regionale di Wiltech, sono oramai imminenti e voi verrete chiamati a votare le persone che vi rappresenteranno per i prossimi anni. 7 i candidati per il rinnovo delle RSU. Gianluca Perri, che è stato già delegato per la RSU, insieme a Francesco Felicioni, Gabriel Leandro Toledo, Valentina Cardinali, Francesco Tini, Sauro Montanelli e Luciano Fioriti. Per la trasparenza, per la correttezza, per essere realmente presenti nei processi di riorganizzazione aziendale, perché restiamo uno strumento dei lavoratori qualunque sia il colore del governo in carica. Sono solamente alcuni dei temi che sono stati ripetuti e riferiti dai candidati che si sono presentati ai propri colleghi. Sono Valentina Cardinali, ho 34 anni e sono un tecnico di laboratorio e lavoro in Umbraacque dal 2011, ma la mia stabilizzazione finale è avvenuta il 30 dicembre del 2019. Ho scelto di candidarmi perché credo innanzitutto nelle persone che hanno fatto il mio nome, perché sono persone che comunque di cui ho molta stima. E sono stata felice di che abbiano fatto il mio nome perché ci credo in quanto credo nel potere che abbiamo noi giovani, credo che alla fine qualcosa possiamo fare. La frase "è stato sempre così" non deve esistere, è solo per gli stolti, scusatemi il termine. Quindi credo che si possa cambiare, si possa fare e si possa far valere le nostre idee. E da donna possiamo farci valere ancora di più, perché la parità c'è, ma fino a un certo punto. Ringrazio i rappresentanti della Wiltech per aver fatto il mio nome, per avermi scelto fra i tanti, sono onorata di questo. Vi invito a votare il sindacato Wiltech e i nostri candidati e me, Valentina Cardinali. Grazie.